Allora, cercherò di parlarvi proprio di alcuni dei modi in cui le macchine possono essere intelligenti e in particolare possono essere creative. E il titolo della mia presentazione è Sogni, illusioni e creatività dell'intelligenza artificiale. Parlerò quindi di queste tre cose, di come le macchine possono sognare, se le macchine possono avere delle sorta di illusioni e se le macchine possono appunto essere creative e in che senso. Partirò da qualcosa di molto semplice. Negli ultimi anni c'è stata una grande espansione degli usi dell'intelligenza artificiale, volti di solito alla risoluzione di problemi pratici. Pensate per esempio a assistenti personali intelligenti come può essere Amazon Alexa. Alexa è l'intelligenza artificiale che è in grado di interpretare il linguaggio umano e di fornire informazioni di vario tipo, eseguendo di solito comandi vocali. Può effettuare ad esempio lo streaming di brani musicali, può essere utilizzata per impostare delle sveglie, può fornire previsioni meteo, potete utilizzarla per leggere le notizie, eccetera, eccetera. In questo tipo di usi, l'intelligenza artificiale può essere di fatto definita come una sorta di software che impara a svolgere certi compiti. Un'altra forma di intelligenza artificiale basata su un meccanismo di riconoscimento è però non più un riconoscimento sonoro, ma un riconoscimento visivo. È la tecnologia che permette ai sistemi di intelligenza artificiale di riconoscere i volti delle persone. Molti smartphone contemporanei sono basati su tecnologie di riconoscimento del volto del proprietario, per cui la faccia del proprietario è associata al telefono. Come accennato prima dal professor De Caro, l'intelligenza artificiale poi ottiene risultati strabilianti nel campo di giochi molto sofisticati, come per esempio gli scacchi o il gioco Go, dove ormai sistemi di intelligenza artificiale battono in modo pressoché sistematico i campioni umani. Ecco, tradizionalmente questi sistemi di intelligenza artificiale, anche quelli più innovativi a cui facevamo riferimento prima, quindi anche quelli che usano per esempio il sistema Monte Carlo a cui faceva riferimento prima il professor De Caro, si sono rivelati molto utili, molto bravi a risolvere quei giochi che chiameremmo a informazione perfetta. Cosa sono i giochi a informazione perfetta? Sono giochi come ad esempio la dama, gli scacchi o anche Go, in cui ogni giocatore, quindi sia l'intelligenza artificiale sia l'umano in questo caso, ha tutte le informazioni possibili sul contesto, sulle possibili strategie degli avversari, ma anche su tutte le mosse che l'avversario ha fatto fino a quel momento e sulle mosse che può fare. In altre parole, sono giochi in cui non si può davvero imbrogliare, non si può davvero bluffare circa le mosse che abbiamo in mano. Tradizionalmente, i sistemi di intelligenza artificiale hanno più problemi a risolvere i giochi che sono a informazione imperfetta, come ad esempio il poker o altri giochi di carte, dove si può invece bluffare e dove il singolo giocatore non necessariamente conosce che carta è in mano l'avversario. Pensate a tantissimi giochi di carte funzionano così. Certo, c'è un numero limitato di carte che l'avversario può avere, ma io non so esattamente che cosa il mio avversario potrebbe fare in quel momento. Quindi l'intelligenza artificiale ha classicamente avuto più problemi, però negli ultimi anni sono stati individuati degli algoritmi che sono in grado di vincere anche nei giochi a cosiddetta informazione imperfetta, come ad esempio appunto il poker. E in tempi recenti, questo è un video molto bello, vi faccio vedere. Non possiamo vederlo tutto, però spero vi siate fatti un'idea. Ecco, di fronte a tutte queste applicazioni diverse dell'intelligenza artificiale, prima di passare al tema dei sogni e della creatività, vorrei spendere qualche parola su come funziona l'apprendimento di una macchina, cioè come le macchine imparano a fare quello che sanno fare, qualcosa appunto già è stato detto nella presentazione precedente. Naturalmente non possiamo parlare di tutte queste varie applicazioni, ma mi soffermo su quella che è forse più semplice, ovvero la tecnologia che permette di fare appunto il riconoscimento facciale di cui abbiamo già parlato. Ci sono vari modi in cui l'intelligenza artificiale impara a riconoscere, in questo caso, una faccia. Per
Quelli più comuni sono il cosiddetto apprendimento supervisionato e il cosiddetto apprendimento non supervisionato. Che differenza c'è? Ve lo spiego in modo molto semplice. Partiamo dall'apprendimento supervisionato. Nell'apprendimento supervisionato noi vogliamo, per esempio, che il nostro sistema di intelligenza artificiale impari a distinguere in particolare la nostra faccia, ma prima di arrivare a distinguere la nostra faccia, a distinguere le facce umane, per esempio, dalle facce dei gatti. Che cosa facciamo? Diamo al nostro sistema un set di facce, un po' di gatti e un po' di persone, tantissime gatti, e diciamo al nostro sistema di intelligenza artificiale: questi sono gatti e queste sono persone. Così che poi in futuro, quando il sistema incontrerà una nuova faccia di persona o un nuovo gatto, lo metta nella casella giusta. L'apprendimento non supervisionato funziona in modo simile per quanto riguarda gli input, ovvero diamo sempre al sistema set di facce e set di gatti. Questa volta però non diciamo al sistema che questi sono gatti e queste sono persone, ma lasciamo che il sistema automaticamente si organizzi e riscontri delle similarità e delle differenze fra gruppi. E quando poi incontrerà delle nuove facce, dei nuovi gatti, li metta automaticamente nel gruppo giusto. Quindi è il sistema che, in modo diciamo più intelligente, riesce da solo a capire qual è la struttura del sistema. Impara da solo ad estrarre le regolarità e le difformità fra le varie figure viste. Ora, uno dei problemi dell'intelligenza artificiale sembra essere che noi inseriamo gli input, quindi le nostre facce, e otteniamo un output, cioè il sistema ci dice se una certa faccia è umana oppure è gattesca. Però quello che succede esattamente nel mezzo, cioè il modo in cui il sistema elabora i dati e produce una soluzione, non è del tutto chiaro. Ed è misterioso spesso anche per i creatori stessi dell'intelligenza artificiale. Non a caso la metafora che spesso si usa per indicare l'intelligenza artificiale è quella della scatola nera, la black box. Non sappiamo cosa succede nella black box. Ora, giusto per fare un gioco, vi chiedo se pensate di saper distinguere fra immagini di facce generate dall'intelligenza artificiale, immagini di persone reali. Questo è un set di facce. Alcune di queste facce sono state create artificialmente, quindi non sono facce di persone che esistono davvero, che possiamo incontrare per la strada. Altre invece sono foto di persone reali. Questo ci mostra come l'intelligenza artificiale non sia soltanto in grado di distinguere facce esistenti, ad esempio dai gatti, ma sia anche in grado di generare immagini nuove. Si parla quindi di sistemi non solo discriminatori o discriminativi, ma sistemi generativi, che permettono quindi di generare artificialmente nuovo materiale. E qui già ci avviciniamo un po' al concetto di creatività di cui poi parleremo e che consiste nella creazione di immagini, in questo caso nuove. Guardando queste facce, provate un po' a indovinare, adesso non ve lo chiedo uno a uno anche perché non vi vedo, però provate un po' a immaginare, a chiedervi quali di queste persone esistono realmente e quali invece no, quali di queste corrispondono. Chiediti una in particolare, possiamo votare, no? Con la mano. Potete votare, però io continuo a non vedervi, quindi potrei, intanto che ci pensate, potrei riprovare la condivisione perché mi disturba un po' non vedervi. Faccio un tentativo ultimo. Dici una, due. Aspettate. Se tu la metti piccola, invece di fare presentazione normale, fai presentazione quell'altra? Ma sai, di solito lo faccio senza problemi, quindi non so come mai ho questo problema. Adesso non vi vedo più neanche togliendo la condivisione. Vabbè, rinuncio. Neanche... Sì. Ecco, non vediamo neanche noi la... No, in realtà non hai tolto la condivisione. Perché No, lo so. Vediamo, aspettate. Ok, ora ho tolto la condivisione. Riproviamo un'altra volta, poi ci rinuncio. Chiedi se c'è un volontario tra gli studenti. Sì, c'è un volontario fra gli studenti. Poi vi faccio rivedere le facce. Chiediamo alla professoressa Chiara Donna. Ci trova un volontario? Maria Letizia, chi troviamo qua? Vediamo, sta per essere precettato uno studente dalla professoressa Chiara Donna. Coraggio, potete attivare il vostro... Ecco, non hai il video, non hai il sonoro. Sì, lo so. No, Maria Letizia, non tu. Io. Ti ho chiesto di se c'è uno studente può dare le sue... Mannaggia, non funziona. Potresti scrivere nella chat. Allora, ora dovrei aver ricondiviso lo schermo. Sì,
Ah, non ha funzionato. Volevo che non si riesce a attivare. Ho riattivato l'audio, non so perché non dovrebbe andare. Quindi provate ad aprire il microfono se volete intervenire. Vediamo se c'è. Allora. Beh. Un momento solo, sto facendo vari tentativi. Ma... Tu stai facendo vari tentativi, noi stiamo aspettando lo studente che si immola. Niente. Nessuno si immola? Non ci sono immolanti, anche i professori. Qualche professore che si vuole immolare. Nemmeno i professori si immolano. Dicono che non possono. Non riescono a parlare? Ah, forse non possono parlare? Non lo so. Allora, sapete che facciamo? Facciamo immolare la professoressa Gambetti. Professoressa Gambetti, immolati. Facci vedere le immagini. Ci dirà la professoressa Gambetti quali sono i computer e quali sono, perché lei può parlare. Va bene. Allora, ricondivido lo schermo. Io ho fallito qui con il tentativo di vedervi, però vi sento. Però dovrei, prima c'era l'audio bloccato in effetti, adesso l'ho sbloccato, quindi chiunque dovrebbe essere in grado di riattivare il proprio audio. Allora, se c'è qualcuno che vuole salvare la professoressa Gambetti da questa incresciosa situazione, chi è che si sacrifica? Studente? Non mi parlerò. C'è? Niente. Ancora non va, mi dispiace. Allora, aspettate un attimo. Allora, Ricci. Allora. Ricci vuole parlare? Se Ricci vuole parlare, lo attivo subito io. Eccolo qua. Chiedi di riattivare l'audio. Proviamo ora un attimo, funziona, Mauro. Sì. Ecco, Mauro. Allora, prima non riuscivo. Nel frattempo allora. Vedete le mie slide adesso? Ok, sì. La vedete a tutto schermo, giusto? Ok, sì. Allora adesso io vedo voi, quindi sono più contenta. Allora, vediamo, sondaggio, quale di queste facce è reale? Io provo, ma effettivamente è impossibile distinguerli. Provi. Provo la prima, il signore con la barba bianca, e la terza figura, la ragazza. Ma bravissimo, proprio così. Addirittura? Sì, non so come, perché... Devo preoccuparmi, sono guarda, anch'io guarda. Allora. È proprio così. In realtà così. Sono... un Terminator anch'io in realtà sicuramente un'affinità elettiva con le macchine, però è proprio così, le facce reali, ovvero quelle che corrispondono a qualcuno che esiste nel mondo, sono il signore con la barba in alto a sinistra e la ragazza in alto a destra, le altre che comunque sono verosimili quantomeno sono tutte immagini realizzate con sistemi di intelligenza artificiale. Ma non pura, ho capito fortuna, se... pura fortuna, pura fortuna. Vediamo queste sono di più? No, questo è un video che vi fa vedere più o meno come funziona questo sistema di creazione delle facce, ovvero non parte completamente da zero, parte da facce che esistono, le ibrida in qualche modo, le mescola, fino ad arrivare a facce che non c'entrano nulla più con l'immagine di partenza, per cui non assomigliano più a nessuna persona reale. Per esempio prende la posizione di un volto, gli occhi di un altro, i tratti somatici di un'altra persona ancora e li mescola tutti insieme. Facci vedere, voglio rivedere guardando uno in particolare. Ok, allora vediamo così. È un po' quello che succede nei film americani tipo CSI, dove c'è la macchina che crea l'identikit. No, sì, è vero, è vero. Visivamente sì, assomiglia. Cambiano sesso anche, o no? Sì, assolutamente sì. Anzi, c'è un video più lungo in cui mostra come di solito prendano da una persona delle macro caratteristiche, per esempio il colore della pelle, il sesso, la forma della faccia, e da altri prendano invece, da tanti altri prendano i dettagli e poi li combinino tutti insieme. Comunque, abbiamo visto una domanda, che... Sofia. Sì, mi sono dimenticata di dirvi prima, anche perché non vi vedevo. Se c'è qualche domanda di chiarimento, fatemela pure subito, che è meglio, insomma, così non vado avanti. Sì, però non vedo la chat, anche non penso. Lorenzo Brizzi. Sì? Sentite? Sì. Io sapevo, non so se tuttora funziona così, che quando una macchina creava una faccia tendeva a rendere la faccia perfettamente simmetrica e che quindi questo fosse uno dei, diciamo, dei modi con cui individuare una faccia creata al computer, cioè una perfetta simmetria fra il lato destro e il lato sinistro del volto che nelle persone realmente esistenti è impossibile che entrambi i lati del volto siano simmetrici.
Allora, sì, questo sistema in realtà ha subito varie evoluzioni, cioè da diversi anni, quindi è vero per quanto riguarda, diciamo, le versioni preliminari o insomma primitive di questo sistema, però via via si sta affinando sempre di più. Se guardate ad esempio alcune di queste facce che si vedono nel video, per quanto piccole, si vede che questo problema in parte è stato corretto. Ad esempio questo signore qui non è certamente perfettamente simmetrico a destra e a sinistra. Poi il fatto che molte sono angolate in un certo modo, per cui è anche difficile capire se lo sono, oppure questo non è certo simmetrico, insomma, sta migliorando via via. Come anche dicevamo prima per gli scacchi, c'è un'evoluzione continua anche di questo sistema e diventano in qualche modo sempre più difficili da distinguere, quindi bravissimo a chi è riuscito. Allora, abbiamo detto appunto che l'intelligenza artificiale è molto brava a riprodurre e anche a migliorare certi aspetti della cognizione umana e pensiamo al riconoscimento facciale, alla capacità di battere campioni umani in molti giochi, che abbiamo definito soprattutto quelli a informazione perfetta, ma anche via via quelli a informazione imperfetta e perfino è capace di lavorare sulle immagini producendo immagini nuove. Tuttavia, il sogno originario in qualche modo dell'intelligenza artificiale, quello di cui parla anche Searle nel suo articolo, quello che ha in mente Searle quando parla di intelligenza artificiale in senso forte, è quello di costruire un sistema che non si limiti a svolgere alcuni compiti specifici, ma un sistema che imiti in qualche modo in tutto e per tutto l'intelligenza umana. Un sistema che sia simile in termini di capacità cognitive agli esseri umani, tanto che addirittura non lo possiamo più distinguere da un essere umano. Per questo motivo, per questa ragione, c'è sempre stato un rapporto molto stretto fra l'intelligenza artificiale e le discipline, in particolare le discipline delle scienze cognitive, che si occupano di studiare come funziona l'intelligenza umana. Le scienze cognitive sono un insieme di discipline, o una disciplina, o una grande disciplina interdisciplinare, in qualche modo, un grande contenitore che raccoglie tutte quelle varie discipline che si occupano appunto di come funziona l'intelligenza umana. Per esempio, come funziona la nostra capacità di fare calcoli, di parlare, di ricordare, di muoverci nello spazio. Ecco, la comprensione di tutti questi fenomeni richiede un apporto di varie competenze e discipline. Fanno parte o contribuiscono alle scienze cognitive, appunto l'intelligenza artificiale, eccola qui, ma anche la psicologia, le neuroscienze, l'antropologia, la filosofia, la linguistica, eccetera, eccetera. In questo senso, l'intelligenza artificiale che studia come riprodurre l'intelligenza umana in una macchina è naturalmente una delle discipline considerate più affini a quella delle scienze cognitive. Quindi la domanda che sorge spontanea è se i sistemi di intelligenza artificiale siano in grado di riprodurre anche altre delle capacità che ci rendono in qualche modo speciali, oltre a quelle che conosciamo maggiormente e che utilizziamo anche nella nostra vita quotidiana. E in particolare mi occuperò di due domande che non sono domande che hanno una vera e propria risposta, sono domande che sono aree di ricerca intere e le pongo anche a voi, in qualche modo possiamo parlarne insieme. Sono quindi rappresentano in qualche modo due campi di indagine fertile per gli studiosi di intelligenza artificiale, ma anche per i filosofi che di questi stessi concetti si occupano. E in particolare mi chiederò due cose, ci chiederemo insieme due cose. Uno è se le macchine possano sognare, possano fare dei sogni. E la seconda è se le macchine possono essere creative, una domanda che già ci è stata posta prima, ma che declinerò in particolar modo per quanto riguarda la creazione artistica. Qui naturalmente una grandissima battuta nel mettere la creazione, simpaticissima, nel mettere la creazione di Michelangelo. Quindi, non parlerò tanto del fatto se la macchina sia effettivamente indistinguibile dagli esseri umani dal punto di vista della creatività e dei sogni, che era quell'idea forte di cui parlava appunto Searle. Questo forse è eccessivo, almeno allo stato attuale, ma ci chiederemo se in qualche modo la macchina può sognare e può essere creativa in modi che almeno in modo analogico assomigliano o hanno qualche cosa in comune con quella degli esseri umani. Quindi parleremo di due temi in relazione ai sogni. Uno sono i sogni veri e propri e l'altro sono un tema che vedrete per le macchine molto affine a quello dei sogni e che è quello delle allucinazioni e illusioni ottiche. La seconda domanda riguarda appunto la creatività. Partirei da una definizione di cosa intendiamo con questi termini, quindi sogni, allucinazioni, illusioni e anche creatività, perché altrimenti diventa difficile poi capire di che cosa stiamo parlando. Dunque, per quanto riguarda i sogni, mi rifaccio a una definizione che è contenuta in un articolo recente di un famoso neuroscienziato italiano che si chiama Giulio Tononi, che lavora negli Stati Uniti e si occupa di intelligenza artificiale e si occupa anche di sogni. Qui, insomma, è un esperto del settore.
E Tononi descrive in questo modo i sogni. Dice, quando noi sogniamo, il nostro cervello è disconnesso dall'ambiente esterno, quindi non riceviamo, diciamo, stimoli sensoriali dall'ambiente esterno, anche se naturalmente non è vero in assoluto, cioè abbiamo freddo, ci spostiamo, eccetera, eccetera. Però, diciamo, in linea generale, siamo parzialmente almeno disconnessi dall'ambiente esterno e generiamo autonomamente un intero mondo di esperienze per noi coscienti. Questo è fare un sogno, è generare un mondo di esperienze coscienti. Per quanto riguarda invece la questione delle allucinazioni e illusioni ottiche, mi rifaccio a una classica distinzione, che è antica in qualche modo, ma che mi sembra tutto sommato efficace nella sua semplicità. Abbiamo delle allucinazioni quando abbiamo delle percezioni false, ovvero vediamo degli oggetti che in realtà non ci sono, ce li stiamo immaginando. Abbiamo delle illusioni quando gli oggetti ci sono, c'è qualcosa che noi percepiamo, ma la percezione è sbagliata. Naturalmente non sto dicendo che sia l'unica definizione possibile di questi due fenomeni, ma funziona abbastanza bene per quello che dobbiamo fare noi. Per quanto riguarda la creatività, mi sembra molto più complicato dare una definizione. È un concetto estremamente elusivo, estremamente sfuggente, sia se per creatività intendiamo il processo creativo, come funziona il processo della creazione, sia se intendiamo il prodotto finale, che cos'è un prodotto creativo, non è così semplice. Per il momento metteteci pure la definizione di creatività che vi sembra più intuitiva, in questo momento non è super importante. Anche per i filosofi è alquanto difficile definire la creatività, ci sono stati infiniti tentativi da parte di filosofi più o meno famosi, però non c'è di fatto una definizione condivisa, univoca e semplice come l'abbiamo data qui di che cosa sia la creatività. C'è però, diciamo, un elemento ricorrente che si ritrova in molti testi filosofici, e tra l'altro in filosofi che sono diversissimi tra di loro per altre ragioni, altri temi, per esempio Kant, che sicuramente avete studiato, Nietzsche, che probabilmente studierete o se non l'avete già studiato, e Schopenhauer. Questi tre filosofi che di solito non stanno per nulla insieme perché hanno idee molto diverse su quasi tutto, sulla creatività dicono in qualche modo cose affini. Tutte e tre dicono che quando avviene un processo creativo c'è un elemento che rimane inesplicabile, ineffabile, incomprensibile per l'artista stesso. Ovvero, chiaramente ci sono delle regole, ci sono delle procedure che ci permettono di produrre un oggetto, un artefatto artistico, ma chiaramente l'artefatto in sé, il processo creativo e il prodotto finale, quelle regole non bastano a spiegare questa cosa. C'è qualcos'altro, qualche processo che viene definito intuizione, che viene definito in vari modi, afflato creativo, eccetera, che in qualche modo subentra e che permette di spiegarsi a questo fenomeno. Ora, se ritorniamo alla metafora della black box, della scatola nera che abbiamo usato per l'intelligenza artificiale, sembra che anche qui abbiamo a che fare con una sorta di black box. Ma prima di parlare di creatività, soffermiamoci sulla prima questione, ovvero sogni e allucinazioni. Allora, cominciamo dai sogni e dalle illusioni dell'intelligenza artificiale. Anche qui cito un film molto famoso che è Blade Runner, un film del 1982 di Ridley Scott con Harrison Ford, che magari qualcuno di voi ha visto. Ne è uscita anche una versione più recente nel 2017. Il film è un film sull'intelligenza artificiale. È ambientato in un futuro in cui la Terra è popolata sia da esseri umani sia da androidi, che sono di fatto sistemi di intelligenza artificiale in forma umana o pseudo-umana. Beh, il film è tratto da un libro del 1968, da un romanzo molto famoso e molto bello, altrettanto famoso forse, del grande scrittore di fantascienza americano Philip Dick. Il titolo originario, originale del libro, che poi è uscito con molti titoli diversi, però il primo titolo era questo: Ma gli androidi sognano pecore elettriche. Il titolo originale era Do Androids Dream Electric Sheep? E il titolo derivava dal fatto che nel romanzo il protagonista aveva una pecora elettrica che stava sul suo balcone, perché in questo futuro immaginato gli animali reali non c'erano più, c'erano ormai soltanto androidi. E la domanda è appunto, ma anche gli androidi sognano e sognano altri androidi o che cosa succede? Ora, questa è un po' la domanda che ci facciamo adesso. Che cosa sognano e che tipo di illusione possono avere i sistemi di intelligenza artificiale? Come sogna l'intelligenza artificiale e quali possibili analogie ci sono con il sognare umano? Iniziamo dal tema più semplice, che è quello delle illusioni, e arriveremo da lì al tema del sogno e poi da lì a quello della creatività. E il tema è quello delle illusioni ottiche. Possono i sistemi di intelligenza artificiale avere qualcosa tipo, ovviamente si parla sempre per analogia, delle illusioni ottiche?
E per illusione ottica intendiamo situazioni in cui l'intelligenza artificiale produce risposte senza senso a domande che sono invece ragionevoli. Oppure attribuisce significati ragionevoli a cose che invece non hanno senso. Ebbene, questo succede e si parla proprio di illusioni dell'intelligenza artificiale. E sono cose che, come un po' accade per le illusioni umane, gli scienziati non riescono bene a spiegare. Vi faccio un esempio. L'esempio più classico in cui l'intelligenza artificiale sembra avere qualcosa che assomiglia ad un'illusione ottica è il caso dei cosiddetti adversarial examples. Di che cosa si tratta? Non so se ne avete mai sentito parlare, però ve lo spiego anche qui cercando di spiegarlo in modo il più semplice possibile. Allora, vi ricordate prima che vi ho parlato dei sistemi di apprendimento e qui diverrà chiaro perché ho fatto quella premessa. Vi ho detto che il sistema di intelligenza artificiale impara a distinguere immagini diverse attraverso vari sistemi di apprendimento, ma di base riceve molte immagini di gatti e di persone, avevamo detto, finché non impara a distinguere da solo le facce umane dai gatti. Ecco, nel caso dell'adversarial example, qualcosa va storto, però gli scienziati non capiscono bene cosa. E anche qui ricordiamoci sempre della nostra black box. Ecco che cosa succede. Immaginate un sistema di intelligenza artificiale che invece che distinguere gatti e persone, però il principio è esattamente lo stesso, deve identificare degli squalabus, delle galline, credo sia un tempio, qualcosa di buddista, non lo so, dei dispenser di sapone, delle locuste e dei cani, ok? E ce la fa benissimo, quindi identifica correttamente queste immagini per quello che sono. Ora immaginate di aggiungere alcune distorsioni visive, che sono queste, che sono percepibili per l'intelligenza artificiale, ma che ai vostri occhi non producono alcun cambiamento dell'immagine. Quali distorsioni? Queste, questa noise che si vede qui, questi quadrati grigi. Ok, sono degli, come fosse un altro livello sovrapposto rispetto all'immagine di partenza. Una volta che viene sovrapposto questo livello, l'immagine diventa così. Vedete qualche differenza rispetto all'immagine originale? No, esatto. Nessun umano vede alcuna differenza fra l'immagine originale e l'immagine finale. E tutti noi saremmo ancora in grado di categorizzare queste cose come camion, squalabus, gallina, tempio, eccetera, eccetera. Però se aggiungiamo questa distorsione e poi chiediamo di nuovo al nostro sistema di intelligenza artificiale di fare, insomma, di categorizzare queste immagini, per qualche ragione che non è ben chiara, l'intelligenza artificiale riconosce degli struzzi in tutte queste situazioni. Quindi lo squalabus è uno struzzo, la gallina è uno struzzo, il tempio è uno struzzo, eccetera, eccetera. Sono tutti degli struzzi e non è chiaro assolutamente perché questo succeda. Si parla in questo senso di adversarial example, cioè un'illusione ottica che in qualche modo produce un effetto sistematico, tra l'altro, nella macchina, ma che invece noi non siamo in grado di rilevare. Per noi queste immagini sono assolutamente uguali. Ora, sembra un esempio simpatico e senza conseguenze, ma in realtà ha delle conseguenze molto pericolose, un po' come accade per alcune illusioni ottiche umane. E in particolare faccio riferimento a un esempio circa le cosiddette self-driving cars, che sono le macchine senza conducente che popoleranno probabilmente le nostre strade in un prossimo futuro e che sono guidate da sistemi di intelligenza artificiale senza l'intervento umano, o almeno questa è la direzione in cui stiamo andando. Ovviamente queste macchine per funzionare devono essere addestrate e devono essere addestrate con sistemi di riconoscimento analoghi a quelli che abbiamo visto per i gatti e le facce, ovvero devono imparare a riconoscere con grande mole di dati, per esempio la segnaletica stradale. Ecco, è stato osservato che piccole distorsioni nella segnaletica, per esempio basta appiccicare degli adesivi tipo questi ai segnali di stop, o basta variare un po' l'inclinazione o il colore dei cartelli di velocità perché l'intelligenza artificiale non li riconosca più come cartelli di velocità o come segnali di stop e vada completamente in crisi, per cui ad esempio non si fermi allo stop. Quindi questo è chiaramente, diciamo, un esito potenzialmente pericoloso di questo tipo di illusioni. Ora passiamo però alla nozione di sogno vera e propria. Abbiamo parlato di illusioni, però ci chiediamo se effettivamente ci sia qualcosa tipo i sogni. Prima di arrivare a capire se le AI può sognare, diciamo due cose su come funzionano i sogni negli esseri umani. Allora, vorrei sottolineare che i sogni negli esseri umani sono ampiamente studiati da chi si interessa di come funziona la mente umana. Ne abbiamo parlato prima in riferimento alla definizione di Tononi, ma da ben prima sono da sempre riconosciuti come una sorta di accesso privilegiato a come funziona
la nostra cognizione. L'esempio più famoso è naturalmente quello della psicanalisi freudiana, che magari già avete incontrato nei vostri percorsi. Freud riteneva, magari a torto, anzi su molte cose aveva naturalmente torto, però riteneva su molte cose che l'interpretazione dei sogni dei pazienti garantisse una sorta di via d'accesso privilegiata a come la mente di queste persone funzionava. Ecco, questa idea in parte è rimasta nelle scienze cognitive contemporanee. Più recentemente le scienze cognitive però hanno aggiunto degli altri pezzi e ci hanno spiegato che i sogni hanno delle funzioni molto importanti, in particolare per equilibrare il funzionamento del nostro sistema cognitivo nel suo complesso. In particolare sembra che i sogni abbiano una funzione nel consolidare, in particolare in una regione del cervello che si chiama ippocampo, i ricordi delle cose che sono successe durante i periodi di veglia. Cioè durante i sogni noi ci ricordiamo in qualche modo quello che è successo durante la veglia, utilizziamo questi ricordi, li combiniamo, li distorciamo, eccetera, eccetera, e in questo modo li consolidiamo. Quindi il sogno ha un'importanza fondamentale per processi mnemonici e per processi cognitivi. Ecco, questa doppia natura dei sogni come strumento conoscitivo del modo in cui funziona la nostra cognizione e come anche strumento di consolidamento, utilizzo, gioco anche con le immagini e la memoria, ha un suo analogo in riferimento alle AI. Questo è il frontespizio di un articolo della rivista finanziaria Bloomberg che parla proprio di questa cosa, parla dei sogni dell'intelligenza artificiale. Vediamo in che senso. E anche qui dobbiamo tornare ancora una volta a come funzionano i meccanismi di apprendimento. Ormai l'abbiamo detto tante volte, non sto a ripetervelo, però immaginiamo di nuovo che il nostro sistema di intelligenza artificiale debba riconoscere i gatti. Ok. Quando poi abbiamo fatto il training, diamo nuove immagini al sistema e ci aspettiamo che il sistema sia capace di fare il riconoscimento. Per cui se diamo al sistema l'immagine di un gatto, ci aspettiamo che dica questo è un gatto. Se invece le AI riconoscesse come gatto questa cosa qui, che ovviamente è un cane, diremmo che c'è qualcosa che è andato storto nel sistema, che è necessario in qualche modo ricominciare il training. Questo è l'apprendimento normale. Ora, cosa succede quando vogliamo invece far sognare l'intelligenza artificiale? Quando vogliamo far sognare l'intelligenza artificiale, in qualche modo lasciamo che l'intelligenza artificiale indulga nei suoi errori. E funziona così, è molto particolare come fenomeno. Allora, immaginate che questa volta il nostro sistema di intelligenza artificiale debba categorizzare queste immagini che sono, diciamo, un orizzonte, poi vabbè, si potrebbe chiamare in altri modi, però insomma, un paesaggio, un albero e delle foglie, anche se sono un po' difficili da capire anche per noi. Ok, a questo punto le AI vede queste immagini e deve dire che cosa sono. E le AI fa degli errori, ok? Fa degli errori, in particolare dice che questa è una torre o una pagoda, questo è un edificio e questo è un uccello o un insetto. Ora, se fossimo in un sistema di apprendimento normale, dovremmo dire al nostro sistema di intelligenza artificiale che ha fatto un errore e quindi dovremmo ricominciare il training. Quello che si fa invece in questo caso è darle ragione. Darle ragione e dire sì, sì, questa è una pagoda e viene trasformata l'immagine di partenza in modo che assomigli di più a una pagoda. Viene trasformato l'albero in modo che assomigli di più a un edificio. Poi glielo si dà in pasto di nuovo e naturalmente con più confidenza, con più, insomma, ancora più convintamente, il sistema dirà, beh, è una pagoda, è un edificio, un insetto. Allora l'immagine viene trasformata ancora di più in pagode, edifici, insomma avete capito. È un processo iterativo continuo finché l'immagine finale è questa qui. Ci sono quindi appunto varie iterazioni. E questo è in qualche modo, alla fine, un'immagine che non c'entra nulla con quella di partenza. Gli scienziati sottolineano che in questo modo emergono nuovi livelli di visione, immagini che non esistevano prima, se non nella testa, potremmo dire, delle AI, che scopre connessioni e pattern visivi, cioè strutture, schemi visivi, che a noi umani rimanevano invisibili. Sfruttando il fatto che l'intelligenza artificiale è molto più brava di noi a scoprire relazioni potenziali nelle immagini, che sono soltanto in nuce ma che poi noi non vediamo. Questo sistema, analogamente a quanto accadeva con i sogni umani, ha una doppia funzione. Da un lato fornisce una chiave di accesso a come l'intelligenza artificiale vede la realtà, cioè la vede in questo modo qua. Un po' come i nostri sogni davano a Freud una sorta di accesso a come noi concepiamo la realtà. Però al tempo stesso permette alle AI di giocare con le immagini, stimolandone la flessibilità, la capacità combinatoria, fino alla creazione di immagini che sono in qualche modo inedite,
Così come nei nostri sogni, questo è quello che facciamo, combiniamo le immagini e creiamo immagini nuove. Vi faccio solo qualche altro esempio velocemente perché sono immagini particolari. Questa è l'immagine originale, è un cielo. Questa è quella reale. Questa è come la vede l'intelligenza artificiale, come popolata di piccole creature, strani animali, figure mitologiche, eccetera. Queste sono delle immagini combinate in cui l'intelligenza artificiale vede immagini di animali reali e li trasforma in strani mix. I nomi non li ho dati io, quindi voi potreste vederci qualcos'altro, però questo è un cane, ma è anche un ammiraglio, questo è un maiale, però è anche una lumaca, questo è un uccello, ma è anche un cammello, questo è un pesce con una testa di cane. E questo è invece come l'intelligenza artificiale vede un dipinto, questo è un dipinto molto famoso di Georges Seurat, che è un pittore francese, divisionista, che magari non è in Europa, credo che sia in America, perché magari è difficile vederlo dal vivo, però è molto famoso, una domenica pomeriggio all'isola della Grande Jatte. Ecco come l'AI lo reinterpreta, creando connessioni nuove fra le cose. E infine, ultimo esempio di questo tipo, e questo per me è davvero incredibile, quando noi diamo in pasto al sistema di intelligenza artificiale quello che definiremmo noise, rumore, ovvero un insieme di colori che però non hanno nessuno schema, almeno per noi percepibile, non c'è niente di, non c'è struttura qui dentro, per questo lo chiamiamo noise, rumore, lo diamo alla nostra AI, questo è quello che l'intelligenza artificiale tira fuori, cioè vede queste cose, queste immagini incredibili, un po' psichedeliche se volete, dentro, cioè crea dei pattern, degli schemi che non ci sono. L'idea quindi è che l'intelligenza artificiale riconosca, e riconosca in corsivo perché chiaramente noi non diremmo che c'è nulla da riconoscere qui, insomma, però riconosce delle connessioni, degli schemi e dei modelli che gli esseri umani non riconoscerebbero mai. Combina le immagini in modo inedito, consolidando in questo modo la propria capacità di giocare con le immagini stesse, di modularle. E lo fa ancora una volta in un modo che non è totalmente comprensibile a chi le AI lo progetta, cioè questo sistema iterativo per cui l'immagine viene continuamente modificata e fatta assomigliare a quello che le AI percepisce, non è fatto da una persona, è tutto fatto dal sistema stesso che si auto-organizza in questo modo. Non capiamo come si arriva da questa noise a queste immagini. Un po' come, metaforicamente, dicevano Kant, Schopenhauer e Nietzsche, noi conosciamo le regole del processo artistico, ma non sappiamo come si arriva al prodotto finale. E qui vediamo che ci stiamo già avvicinando al secondo tema e passiamo lentamente dal sogno alla creatività. Un'intelligenza artificiale che è capace di queste cose, possiamo attribuirle già capace di questi sogni in qualche modo? Possiamo già attribuire una sorta di creatività? E in un certo senso una delle nozioni di creatività che sono state elaborate nella storia e che in qualche modo su cui molti sono d'accordo che almeno parte della creatività consista in questo è la cosiddetta creatività combinatoria, che consiste nella capacità proprio di riconoscere connessioni, schemi innovativi fra le cose che gli altri non sono in grado di vedere, fra stimoli visivi, uditivi, verbali, di utilizzare la memoria associativa in un modo inedito. Questo è spesso riconosciuto come un elemento centrale di quello che significa essere creativo. E alcuni processi creativi umani si basano su elementi simili. Vi farò un esempio per indicare, che si usa spesso per indicare che cosa significa la capacità di vedere connessioni nuove fra cose familiari. Ecco, forse non tutti conoscete questo personaggio che si chiama Georges de Mestral. Questo era un ingegnere svizzero che però è diventato molto famoso per aver inventato il velcro. Il velcro è un sistema di chiusura, come sapete, molto utilizzato nell'abbigliamento e tra l'altro la parola velcro è proprio il nome dell'azienda che questo Mestral aveva creato. Ecco, come ha fatto Georges de Mestral a creare il velcro? Dunque, prima non c'era nulla di simile. Dunque lui era alla ricerca, aveva un'idea, gli serviva qualcosa che permettesse di chiudere le cose in modo stabile, però anche facile da aprire. E un giorno, mentre andava a caccia con il suo cane nelle campagne, gli capitò di accorgersi che queste piante, che sono dei cardi, finivano per attaccarsi molto spesso ai suoi vestiti, in modo un po' fastidioso. Lui poi continuava a staccarsele, queste continuavano a riattaccarsi, e lui notò che erano molto semplici da staccare, cioè non è che fossero impossibili da eliminare, ma al tempo stesso, una volta che erano attaccate, se non interveniva una pressione meccanica, in questo caso dello stesso Mestral, non si staccavano da sole. Da lì lui inizia a pensare di creare il velcro secondo principi simili. Questo ci fa capire in qualche modo come funziona un processo creativo che è guidato da regole.
Le regole sono quelle di partenza, ovviamente lui cercava un sistema di chiusura che fosse funzionale. Questa è la regola, il perimetro entro il quale ci muoviamo. Però l'idea di utilizzare un sistema simile a quello del cardo deriva da una visione nuova, dalla capacità di vedere in modo nuovo connessioni che già esistono. E questa idea di creatività combinatoria come una sorta di elemento centrale della nostra esperienza e rapporto col mondo è molto studiata anche dai neuroscienziati. Questo è un libro di un neuroscienziato contemporaneo, The Ravenous Brain, e qui lui parla, questo neuroscienziato, proprio di questa capacità combinatoria come un elemento fondamentale della nostra intelligenza. Vi leggo alcuni pezzi già traducendoli. Lui dice: il processo di combinare pezzi primitivi di informazioni per creare qualcosa di più significativo è un elemento cruciale della nostra capacità di apprendimento, della nostra coscienza e una delle capacità definitorie dell'esperienza umana. Forse quello che ci distingue dagli altri animali è proprio la nostra ricerca di strutture. Noi non ci limitiamo a prendere l'informazione dal mondo, ma proiettiamo delle strutture. E ricordatevi delle AI che proiettava strutture che addirittura noi nemmeno ci immagineremmo, nella noise, nel rumore addirittura. Quindi in questo c'è una fortissima analogia tra intelligenza umana e intelligenza dell'intelligenza artificiale. E poi dice anche le arti generano la loro ricchezza e un po' almeno del loro appeal estetico dal fatto di avere struttura. La musica è ovviamente l'arte in cui questa cosa emerge in modo più chiaro, e l'esempio che fa lui è quello di Bach, che è grandissimo genio della musica classica, che crea appunto queste strutture e le rende, dice, esplicite, però lo troviamo anche in altre arti, anche nelle arti visive. E questa idea dell'arte e della creatività come fortemente combinatoria, in qualche modo la ritroviamo sia per forma sia per contenuto in molte arti, non solo le arti visive. Anche qui faccio qualche breve esempio, giusto e farò esempi di contenuti perché sono sicuramente più semplici da spiegare che quelli formali. Però se pensiamo ad esempio a una poesia come quella di la famosissima poesia di Giuseppe Ungaretti, che probabilmente già avete studiato, Soldati, in cui Ungaretti parla della sua esperienza di soldato durante la Prima Guerra Mondiale, qui c'è una bellissima, famosissima similitudine in cui Ungaretti dice: si sta come d'autunno sugli alberi le foglie. Ed è questa non c'è nulla di nuovo, ci sono le foglie che cadono, ci sono i soldati che muoiono, ma è nella connessione inedita fra due idee che sono già note in qualche modo che sta la creatività e la bellezza di questa poesia. Ma troviamo in qualche modo questa idea di combinazione, di trasformazione di forme note, familiari, in forme inedite, in combinazioni inedite anche nell'arte visiva, nell'arte visuale. Questi sono solo alcuni esempi, quindi il collage di Picasso, i volti formati da foglie, da frutta e da verdura di Giuseppe Arcimboldo, un famoso pittore rinascimentale, ma anche perfino nell'arte astratta. Se prendiamo questo quadro, uno dei più famosi quadri di Kandinsky, si intitola Giallo, Rosso e Blu, però in realtà c'è un faro, c'è un sole, ci sono degli elementi marittimi, è una sorta di rivisitazione astratta naturalmente, di elementi noti. E Kandinsky parlava in qualche modo dell'astrattismo proprio come del tentativo di allontanarsi dal mondo materiale, che però è sempre lì in qualche modo, è sempre la nostra tentazione limite anche per un pittore astratto. Quindi l'idea è che anche queste immagini, anche la creatività umana non venga dal nulla, ma spesso in qualche modo sia in rapporto stretto con le immagini del mondo. Però, e concludo poi con questa, ho quasi finito, ci sono altre due forme di creatività che non sembra chiarissimo che non sono riconducibili, non sono soltanto combinatorie, e che sembra meno chiaro in qualche modo se le AI è in grado di produrre, di possedere. E parlo seguendo Margaret Bowden, che è una neuroscienziata contemporanea che si occupa di creatività e si occupa di intelligenza artificiale. Lei parla di altre due forme di creatività, che sono la creatività esplorativa e la creatività trasformazionale. Che cosa sono? Allora, la creatività esplorativa consiste nell'esplorazione di una certa struttura e canone, producendo idee nuove. Vi faccio subito un esempio. Nel 600 Caravaggio era una sorta di mito della pittura, e c'erano tantissimi pittori che si ispiravano a Caravaggio. Se cercate pittori caravaggeschi ne trovate un'infinità.
Una di questi pittori è Artemisia Gentileschi, che è una pittrice di stile caravaggesco. Ecco, Artemisia Gentileschi è una grande pittrice, però non inventa uno stile nuovo, si muove all'interno di un canone, che è quello in qualche modo della pittura di Caravaggio. Poi naturalmente i suoi quadri non sono uguali a quelli di Caravaggio, ci mette del suo, però non crea dal nuovo, dal nulla, uno stile che non esiste. La creatività trasformazionale invece è qualcosa di diverso, è la capacità di creare una nuova struttura, un nuovo canone che poi fa scuola, che diventa in qualche modo seguito da altri, che cambia le regole del gioco. L'esempio in questo caso è Caravaggio stesso, che crea un nuovo stile per come per esempio usa la luce, per come riporta i dettagli anatomici, per la drammaticità delle scene, insomma crea un linguaggio artistico nuovo. Naturalmente si tratta di astrazioni, non è che Caravaggio prendesse dal nulla, nessuno prende dal nulla, c'è sempre un po' di elemento ricombinatorio e un po' di elemento trasformazionale, un po' di elemento esplorativo in tutti. Si tratta naturalmente di una questione di gradi. Ci sono pittori o ci sono artisti in generale che innovano di più rispetto ad altri. Tornando all'esempio di Picasso, Picasso crea uno stile nuovo, il cubismo, usando al tempo stesso elementi che sono elementi ricombinati, quindi tutti questi elementi si ritrovano insieme. Dunque ci possiamo chiedere se l'intelligenza artificiale sia capace di creatività esplorativa. La creatività esplorativa è quella di Artemisia Gentileschi, è quella di utilizzare un canone noto. E anche qui vi faccio soltanto qualche esempio. Questo è un sito che si trova a questa URL, potete provare anche voi, si chiama Verse by Verse, e vi consente di creare delle poesie a partire da uno stile artistico, quindi all'interno di un canone noto, di un pittore, di un poeta a vostra scelta. Per esempio qua si può scegliere fra Walter Whitman, Emily Dickinson e Lawrence Dunbar, quindi tre poeti americani dell'Ottocento. Voi scegliete il vostro poeta preferito, scrivete il primo verso e poi l'AI continua nello stile di quell'artista. Per esempio questo è il mio tentativo, io ho scelto Edgar Allan Poe, ho scritto il primo verso, Black Cat, questo è stato tutto il mio grandissimo contributo a questa poesia, poi ho fatto una serie di altre scelte, diciamo metriche, eccetera, però poi il sistema è andato avanti da solo e ha scritto questa poesia, vabbè non ve la leggo perché insomma, sarebbe un po' imbarazzante, però insomma poi la poesia l'ha scritta da sola, scritta dall'utente, cioè da me, però in realtà non l'ho scritta io, ispirata da Edgar Allan Poe, vabbè anche una serie di altri. Questa invece è una poesia vera di Edgar Allan Poe, che si intitola Un sogno. Come vedete, qualche affinità tematica, stilistica, sintattica la rivedete. Qui parla, dice che il sorriso del gatto è come la luna nella notte, qui parla delle visioni nella notte nera, dei sogni, di gioia perduta, eccetera, eccetera. Così questo era giusto per darvi un'idea. Sistemi o esperimenti analoghi sono stati fatti anche nella musica. Questo è un progetto antico in qualche modo per la storia breve dell'intelligenza artificiale in cui si cercava di far riprodurre a sistemi di intelligenza artificiale delle composizioni musicali ispirate o alla maniera di certi compositori. Questo per esempio è Bach, si intitolava Bach by Design, Computer Composed Music. Vi faccio sentire giusto 3 secondi per darvi un'idea anche qui. Non è che sia eccezionale, però insomma avete capito anche qua l'idea. Cose analoghe ci sono nella pittura, questo è addirittura un sito, The Painting Fool, in cui vengono proposte delle opere create da questo pittore, che è un pittore di intelligenza artificiale, è un'intelligenza artificiale che crea delle composizioni e poi queste composizioni sono state esibite in alcune mostre, possono essere anche acquistate dagli utenti, addirittura nell'incipit, nell'inizio del sito, non c'è più nemmeno il creatore in qualche modo, il sistema di intelligenza artificiale si autopresenta, si introduce e dice io sono il painting fool, sono un computer e un aspirante pittore e voglio un giorno, spero un giorno di essere preso seriamente come artista e insomma eccetera eccetera, poi tutto il sito è come fosse gestito in qualche modo dall'AI stessa. Sono stati anche scritti degli articoli, questo è un articolo scritto sul Guardian, che è un giornale britannico, da un sistema di intelligenza artificiale, anche qui inizia non sono un umano, sono un robot, e nel corso dell'articolo, che è scritto interamente da un sistema di intelligenza artificiale, il robot cerca di dire che lui non è cattivo e che i robot non sono cattivi e non faranno mai del male agli esseri umani, quindi cerca di convincerli che andrà tutto bene, quindi il contrario delle profezie apocalittiche che sentivamo prima. Ultimo esempio, questo è un sistema misto in cui invece viene utilizzato un sistema di intelligenza artificiale che si chiama BodySynth
per creare delle musiche a partire dai nostri movimenti del corpo, per cui il sistema cattura i movimenti corporei, in questo caso l'esempio di questa signora, e li trasforma in musica, seguendo diciamo lo stesso ritmo, e potete scegliere anche qui fra diversi strumenti musicali, diversi parametri, anche questo lo potete provare, poi se volete vi mando tutti i siti per fare le prove. Ok, ultimissima domanda, ultimissima slide, è se infine i sistemi di intelligenza artificiale siano capaci di creatività trasformazionale, che era quella che abbiamo detto invece apparteneva a Caravaggio, quella di creare in qualche modo un nuovo canone. E questa è forse ancora la cosa più complicata, e qui ritorno un po' a quello che diceva il professor De Caro alla fine della presentazione, perché siamo un po' sugli stessi temi. Qui stanno un po' le domande in qualche modo più difficili, e mi rifaccio anche a quello che scrive Margaret Bowden, che è appunto questa neuroscienziata britannica che si occupa di queste cose, e lei dice, insomma, da un lato non si capisce bene in che modo l'intelligenza artificiale possa creare un linguaggio nuovo, anche se è vero quello che già si diceva prima, ovvero che i nuovi sistemi di intelligenza artificiale creano loro stessi dei nuovi algoritmi, si danno loro stessi dei nuovi obiettivi. Però, dice Bowden, il problema sta nel fatto che quando noi parliamo di creazione artistica e di creatività trasformazionale, parliamo in fondo di qualcosa a cui attribuiamo un valore. Quando si parla di valore nell'arte bisogna stare attenti, naturalmente il valore potrebbe essere semplicemente quello che il mercato dell'arte attribuisce a un certo manufatto, però se prescindiamo per un attimo dal valore come valore nel mercato dell'arte, l'idea che i manufatti artistici abbiano un valore è l'idea che abbiano un valore intrinseco, che sia legato ad un valore estetico dell'opera creativa in quanto tale. E quello che si chiede Margaret Bowden è come si fa a stabilire, chi stabilisce che questo nuovo canone, per esempio, che l'intelligenza artificiale ha prodotto, abbia qualche valore? E quali criteri di valore possiamo dare in pasto all'intelligenza artificiale perché poi li implementi in qualche modo nella creazione stessa? Per fare questo sembra che il creatore o l'intelligenza artificiale debba possedere una sorta di consapevolezza autoriflessiva su quello che sta facendo, sulle potenzialità innovative della sua opera. Questo sembra ancora qualcosa che forse al momento attuale non l'abbiamo, e se guardiamo quello che dicono alcuni diciamo professionisti del settore che lavorano nella parte più industriale, quindi questo ad esempio è Jason Choi, è il capo di un'azienda, di una startup di intelligenza artificiale, che dice un po' la stessa cosa che dicono anche gli scienziati. Cioè lui dice, possiamo prendere ciò che gli umani pensano che sia bello e creativo e metterlo in un algoritmo? In che modo distilliamo i criteri della bellezza, della creatività, eccetera, se nemmeno ci è chiaro del tutto cosa significa che qualcosa è bello e creativo? Lui dice, non penso che questo sia possibile, almeno per il momento, naturalmente, non in linea di principio. Ultima domanda è se siamo disposti, saremmo disposti a attribuire valore artistico a qualcosa che non è stato prodotto alla fine dalla specie umana? Questa è una domanda che si fa ormai qualche anno fa un famoso filosofo americano del Novecento che era Robert Nozick, e lui diceva, se scoprissimo improvvisamente che tutte le creazioni che attribuiamo a Beethoven sono in realtà il prodotto di una macchina, cioè Beethoven era una macchina, mettiamo così, un androide di Blade Runner, questo diminuirebbe la considerazione del loro valore oppure no? Ovvero, quando noi parliamo del valore di un'opera artistica, consideriamo solo l'artefatto in quanto tale? Oppure attribuiamo quel valore perché sappiamo anche che cosa ci sta dietro, quindi lo sforzo, la difficoltà, il processo creativo in sé per sé? E vi lascio con questa domanda. Grazie.